Buongiorno a tutti i telespettatori di Mattino 6, siamo in diretta oggi sabato 9 giugno 2019, è la nostra rassegna stampa dei quotidiani che questa mattina troviamo nelle edicole. Vogliamo subito iniziare con le prime pagine del quotidiano Il Centro della provincia di Pescara, titolo di apertura: furti e violenze, allarme in centro. Raid a Pescara in un ristorante, ferito un poliziotto, nel mirino anche uno stabilimento. L'articolo in alto, Fondovalle Sangro, parte la realizzazione della mega galleria. Inoltre la questione Mercatone 1, il Tribunale ridà speranza ai lavoratori in merito alla cassa integrazione. Nel centro pagina invece troviamo la foto di apertura: il nuovo Consiglio Comunale a Montesilvano ha il suo sindaco proclamato De Martinis. Nell'articolo di spalla invece di sinistra, morta nel tunnel, parla la sorella, l'hanno uccisa, ricordiamo la sorella di Arna Carlini, la donna violentata e lasciata morire nel 2017 nel tunnel della stazione di Pescara. Scoperta invece dalla finanza, ditta fantasma in Val Pescara che ha evaso 3 milioni di euro. E nel taglio basso, ci spostiamo al calcio, Serie B, il Pescara pensa al mercato, piace Galano, Strever, pronta ad affrontare la sfida. L'imprenditore guiderà la Camera di Commercio Chieti Pescara il 25 giugno, ci saranno il voto. Dalla provincia di Pescara ci spostiamo a quella di Chieti, anche delle zone di Lanciano e Vasto. Articolo di apertura: Forza Italia si ribella, via l'assessore. Chiedi 5 consiglieri contro il sindaco, se non caccia Di Biase non votiamo il bilancio. Nel taglio alto si parla ancora qui della Fondovalle Sangro e poi nel centro pagina, scusate, a Chieti, all'ospedale di Chieti c'è stata l'inaugurazione con l'assessore Verì, che sul nuovo reparto di psichiatria. Qui vediamo nella foto il direttore della ASL Capocasa, il primario di Giannantonio, l'assessore Verì e Montepara che tagliano il nastro per l'apertura del nuovo reparto. La Camera di Commercio parla Strever, pronto a questa nuova sfida, sarà designato presidente della Camera di Commercio di Pescara Chieti. Ad Atessa invece pochi autobus per i pendolari nelle fabbriche. Nel taglio basso invece troviamo due articoli. Il primo a San Salvo, ritrovato uomo scomparso, era nel camping. E invece a casa l'incontrata, investe il tabaccaio per non pagare, compra sbafo 150 euro di sigarette e travolge con l'auto il negoziante. Da Chieti ci spostiamo alla provincia dell'Aquila, anche delle zone di Avezzano e Sulmona. Scoppia il caso all'Aquila, residenti costretti a pagare due volte IMU, TASI e TARI, centro storico, tasse raddoppiate. Nel centro pagina vediamo il ricordo dell'eccidio nazifascista, strage di Filetto, il comune diserta la cerimonia. E poi negli articoli di spalla di sinistra, trasacco un intero paese per incastrare i truffatori, c'è chi ha fornito le immagini del sistema di sorveglianza e chi ha dato indicazioni utili per risalire a un'auto sospetta. Un intero paese vuole incastrare i truffatori. Poi l'Aquila, la fondazione Cari SPAC, Taglieri, eletto nuovo presidente della Cassa di Risparmio dell'Aquila. Sulmona, Margiotta, viaggi nel mirino, spesi 13.000 euro. E poi nel taglio basso del centro pagina, il sindaco di Avezzano, De Angelis, la crisi vicina all'epilogo, niente accordo con i dissidenti, l'ombra del commissario sul comune. Vogliamo adesso spostarci alla provincia di Teramo, stadio e Teramo, tutto agli acchini. Raggiunto l'accordo con Cantagalli, l'imprenditore investe 3 milioni per il Bonolis. Nel centro pagina invece vediamo il ballottaggio che ci sarà.
Giulianova e in merito alle elezioni Costantini Tribugliani, confronto finale tra gli sfidanti, qui la vediamo i due sfidanti nella foto. E poi aiuti dopo il sisma, ecco 142 milioni per le imprese del cratere, il Ministero dello Sviluppo Economico ha varato un nuovo bando per la cosiddetta zona franca urbana. Invece sempre Teramo, ucciso un agente, nuovo arresto per lo stalking, Tortoreto, abusi edilizi e denunciati 4 chalet. Nel taglio basso invece spostiamo rapina a mano armata all'Alba Carni, i banditi sparano 2 colpi nella macelleria di Villa Rossa, bottino 2.000 euro. Dal centro ci vogliamo spostare al Messaggero della regione Abruzzo, morta insieme al cane giallo la donna di Roseto, vediamo, e l'animale trovati senza vita in una scarpata nelle Marche. Diverse le ipotesi, la principale è che abbiamo mangiato lo stesso, che abbiano mangiato lo stesso cibo avariato. Nel centro pagina si parla del quartiere di Pescara Ranciterli, torna a esplodere la violenza, ancora scene da Far West, nonostante i controlli serrati di polizia e carabinieri. E poi la vicenda Ricopiano, i parenti delle vittime, ci sono altri reati, dicono, il comitato chiede l'omissione di soccorso, sapevano tutto, ma non hanno fatto nulla. Dal Messaggero ci spostiamo al quotidiano La Città della provincia di Teramo. Teramo Calcio, inizia l'era Iacchini, l'imprenditore ha rilevato la società da Campitelli e la gestione dello stadio da Cantagalli. E nel taglio alto invece dal 1 luglio scattano le sanzioni ad Alba Adriatica, divieto di fumo sulle spiagge. E nel taglio invece basso troviamo sempre a Tortoreto, retata tra gli stabilimenti furbetti, abusi di ogni tipo, sequestri e 4 denunce. Dal quotidiano La Città, come ultimo quotidiano regionale, ci vogliamo spostare adesso alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Iniziamo subito con il Corriere della Sera. Debito, duello sui mini bot, conti pubblici, Banca Italia rivede a ribasso le stime sul PIL 2019-2020, la trattativa con Bruxelles. Salvini dice un'ipotesi per i pagamenti, no di Confindustria, dove riporta a ragione Draghi. Nel centropagina vediamo la vicenda Como, non sapeva nuotare, i compagni hanno tentato di salvarlo, il tuffo per la fine della scuola, 15 anni, muore nel lago. Qui vediamo i soccorritori che hanno praticamente sono intervenuti per cercare di salvare il giovane di 15 anni. E poi ad Ivrea un negoziante spara al ladro e lo uccide, tabaccaio indagato per eccesso di, come si dice, eccesso colposo di legittima difesa. Vogliamo adesso spostarci dal Corriere della Sera a Repubblica, altro quotidiano nazionale. L'Europa decide, l'Italia non c'è, dalla Commissione dell'Unione Europea alla Banca Centrale Europea. Via giochi per le poltrone del potere, Parigi e Berlino ci offrono la guida del Consiglio, riservata a un ex premier, giovani imprenditori contro il governo, mini bot, soldi del Monopoli. Questo è il titolo di apertura di Repubblica. Nel box in basso si parla del tabaccaio ad Ivrea che spara e uccide un ladro, 7 colpi per difendere 2.000 euro. Il Messaggero, questa volta il quotidiano nazionale, Italia isolata sulle nomine dell'Unione Europea, al via il risico delle supercariche, il giallo-verdi non hanno rappresentanti al tavolo che conta, Salvini chiede il Ministero degli Affari Europei per trattare con Bruxelles, ma Conte, il Premier, dice che bisogna avere prudenza.
Nel centro pagina si parla di calcio, il tecnico portoghese rinuncia ai premi e si libera dalla squadra dove stava allenando. Svolta Fonseca, paga per avere la Roma. E infine, sempre a Roma, la rete dei pusher dei licei romani, la base al Virgilio, indagati 22 studenti, molti di loro iscritti all'istituto di Via Giulia, e tra questi c'è anche una ragazza. E in merito alla vicenda Alitalia, quarta proroga, Alitalia più tempo per trovare la cordata, salva compagnia. Ci spostiamo adesso al quotidiano La Stampa, la Lega sfida Draghi, porteremo i mini bot nella legge di bilancio, dice il Salvini, critica al governo dei giovani industriali, no alla guerra contro l'Europa. Poi vediamo quello che è successo, la triste vicenda di Ivrea, uccide rapinatore, tutto il paese è con lui, e rispondono bravo, hai fatto bene. E poi il calcio femminile, via i mondiali femminili con la vittoria della Francia sulla Corea del Sud, in Francia stadi esauriti, il mondo scopre il calcio femminile. Dal quotidiano La Stampa, Libero, panico tra i grillini, il gregge di Di Maio è allo sbando, come pecore impazzite, 333 parlamentari di 5 Stelle, pur di non tornare a casa, sono pronti a consegnarsi a Salvini, ma nel caos i pentestellati si sbaranano tra loro, perciò sono inservibili. E questo dice da 10 giorni, da quando ha vinto le elezioni europee, trascinando la Lega al 34%, c'è un solo uomo al governo, dicono. E poi ci vogliamo spostare sulla parte economica. Se ora Mediaset vai in Olanda, fa la cosa giusta. Mediaset, sappiamo che questi giorni ha trasferito la propria sede legale in Olanda, e l'unica cosa strana, dicono, che Silvio Berlusconi si sia deciso di farlo solamente ora. Dal quotidiano Libero al quotidiano Il Tempo, un quotidiano romano, bomba principesca sul governo Conte. I fratelli Gretz, imparentati con gli Asburgo, citano per 500 milioni il tesoro, erano azioni del Banco di Napoli e hanno perso tutto, ora lo rivogliono con quattro cause. E poi la vicenda Mediaset, e qui vediamo, riporta l'articolo, vai in Olanda, fuga dai grillini, Mediaset, qui si vede nella foto di apertura Pier Silvio Berlusconi. E poi il protagonista della battaglia, qui dell'articolo che parlavamo sopra, della bomba principesca, Mariano Ugo, una vita fra birra e Corte Vaticana. Nel taglio basso si parla di un'altra triste vicenda, anziano costretto a mendicare dai vicini di casa per poterlo sfruttare a tempo pieno, i suoi aguzzini gli facevano saltare anche le sedute delle dialisi. E poi scale inesistenti al CTO, un ospedale che si trova al centro di Roma, le porte antincendio, se le apri, dicono, cadi nel vuoto. Dal quotidiano Il Tempo ci spostiamo al Manifesto, i conti pubblici in piazza per più servizi. E poi nel centro pagina sblocca porti, l'articolo dice, con l'estate si aggrava l'odissea dei migranti nel Mediterraneo, 700 persone alla deriva nelle ultime 24 ore ci sono state. E poi tragedia a Ivrea, Far West, tragedia delle armi, tabaccaio uccide un ladro. E poi dopo le europee, avanti sinistra, parlano le capoliste. Dal Manifesto al Mattino, quotidiano di Napoli, titolo di apertura, nomine dell'Unione Europea, l'Italia è isolata, il rischio delle supercariche, Lega e 5 Stelle fuori dai giochi, governo verso un rimpasto, Salvini chiede il Ministero per le politiche europee per trattare con Bruxelles. E poi nel centro pagina si parla
di ragazzi, dei giovani, di ragazzi depressi, il male oscuro colpisce 1 su 10. Al sud si fa meno ricorso alle terapie, droga e alcol le conseguenze. E la cosa imbarazzante ancora è suicidi in aumento nei confronti dei giovani. Il caso in tribunale a Napoli, il detenuto scalzo e a torso nudo durante l'udienza in tribunale, per 2 ore a processo e a torso nudo e scalzo, vediamo qui nella foto che è stato ritratto. Il Fatto Quotidiano, titolo di apertura, l'assenteista, il ministro dell'interno diserta il suo 6° Consiglio europeo su 7. L'Unione Europea parla di migranti e rimpatri, ma Salvini non c'è, è dalla D'Urso. È toccato ancora una volta al sottosegretario Molteni presentarsi a rappresentare l'Italia davanti ai ministri dell'interno dei 27 Paesi membri. Poi ci spostiamo sul centro pagina, vediamo la foto del Premier Conte, Conte a Salvini e Di Maio, vertice entro martedì, il Consiglio dei Ministri. E poi ci spostiamo nel taglio basso, dove si vede, si parla ancora di Mediaset, dove ha spostato la sede legale in Olanda. E poi della vicenda della magistratura, del CSM, Palamara ascoltato, lo vuoi senza voti per Roma, si ritiri. Il Sole 24 Ore, quotidiano economico nazionale, Banca Italia dimezza le stime di crescita, investimenti meno 0,5%, il prodotto interno lordo previsto a più 0,3 nel 2019, sostenuto solo dagli export e consumi delle famiglie. E poi vediamo qui nella foto di apertura, Putin, gli USA rischiano la prima guerra high tech, la nuova alleanza che c'è stata questi giorni, Mosca-Pechino. Poi nella panoramica delle notizie riportate negli articoli di spalla di destra, lunedì vertice a 3, governo rimpasto in vista, la Lega agli affari europei, nomine dell'Unione Europea in alto mare, verso vertice straordinario. E poi la vicenda di Mediaset, la sede va in Olanda, primo passo per il polo TV europeo. Vogliamo adesso spostarci al quotidiano La Verità. Titolo di apertura, il mercato dei giudici, colpa di Renzi, noi l'avevamo svelato 5 anni fa, questo è il titolo di apertura del quotidiano La Verità. Era il 20 giugno 2014, denunciavamo il disegno dell'allora neopremier per mettere le mani sulla magistratura. E poi nel centro pagina si parla della vicenda Mediaset, porta la testa in Olanda e beffa i francesi. Il gruppo sposta la sua sede legale creando un polo della TV europea. E poi il braccio di ferro, Giorgetti tira dritto e sfida Draghi sui mini bot, così lo Stato può pagare i suoi debiti alle imprese. E vogliamo adesso spostarci su un altro quotidiano, Il Secolo d'Italia, diretto da Francesco Storace. Giustizia senza merito, lo scandalo delle toghe è determinato anche dall'assenza di criteri di qualità sul lavoro dei magistrati. E nei box in basso si parla dei giovani di Confindustria, dove sferrano un duro attacco al governo. Un anno dopo l'insediamento, ancora niente alleanza e niente per i giovani. Nuovo caso nel governo, Garavaglia nel mirino, e poi la Meloni appella a Salvini, serve un'agenda sovranista, l'appello che il leader di Fratelli d'Italia fa al vice premier Salvini. Vogliamo adesso passare al quotidiano Avvenire, quotidiano nazionale. Lo Stato che soccorre accanto alla Chiesa, in Libia uno scafista ricercato dall'AIA guida una nave della Guardia Costiera.
Nella foto di apertura si parla di Casal Bruciato, un quartiere di Roma, ancora odio. A un mese dalla protesta, intimazioni continue alla famiglia dei Rom che gli era stata assegnata la casa dal Comune di Roma. E poi la vicenda mini botte si riprova, Banca Italia, prodotto interno lordo giù, Giorgetti rilancia la Lega, rivediamo il contratto. E poi la vicenda sul caso Ivrea, uccide il ladro, il PM, pubblico ministero, dice eccesso di legittima difesa. Adesso dai quotidiani nazionali ci vogliamo spostare a quelli sportivi. Iniziamo subito con il Corriere della Sera. Titolo di apertura, la rivelazione di De Laurentiis, mi volevano smontare il Napoli. E poi questa sera su Rai 1 alle 20:45 ci sarà la partita della nazionale italiana contro la Grecia, Euro 2020, Mancini, la mia Italia, senza paura. Il commissario tecnico è a caccia della terza vittoria di fila nelle qualificazioni. Quagliarella gioca e Bellotti starà in panchina. E poi Palmieri con Sacchi, la Juve insiste, vuole l'italo-brasiliano del Chelsea. Per il tecnico oggi nuovo vertice, siamo ai dettagli. Dal Corriere dello Sport ci spostiamo al Gazzetta dello Sport, dove un titolo di apertura tutto femminile, il calcio è rosa, mondiali di calcio femminile, è scattato con la vittoria della Francia, padrona di casa, domani ci sarà la partita Italia-Australia, qui vediamo la rosa della squadra di calcio femminile italiana. E poi vogliamo ricordare, ecco, anche la Gazzetta dello Sport, Mancini in Grecia con Belotti, mondiale under 20, semifinale questa sera alle 20:45 ci sarà la partita. Vogliamo adesso passare a Tutto Sport. Guardiola, Sarri, ti porto via Cancelo. Ramadani e a Monte Carlo definiscono i dettagli dell'addio di Maurizio al Chelsea. E inoltre nel taglio basso si parla anche di l'Under 20 e poi delle qualificazioni europee. Chiellini, dove dice Italia niente scherzi stasera contro la Grecia. E poi come ultimo quotidiano sportivo, prima di passare a un break pubblicitario, foto di apertura e titolo di apertura, 20 d'azzurro, impresa dell'Under 20 che batte il Mali ed è in semifinale mondiale, una carica per l'Italia del Mancini e questa sera di scena in Grecia per le qualificazioni degli europei. Poi Formula 1, la Ferrari, la Rossa, prova a rimettere il turbo in Canada e il tennis a Parigi, vige la legge di Rafa, Roger si inchina nei confronti. E poi nel Roland Garros Nadal vince in 3 set. Con quest'ultimo articolo vogliamo adesso fermarci per un break pubblicitario e poi nella seconda parte andiamo a leggere le pagine interne dei quotidiani regionali. Ben ritrovati, siamo sempre in diretta con Mattino 6, vogliamo subito passare alla lettura delle pagine interne dei quotidiani regionali. Iniziamo subito con il centro della provincia di Pescara, parchi commissariati, accuse al ministro, in regione 3 aree protette su 4, non hanno i vertici, i difensori dell'orso, Costa ha tradito le promesse, Costa, ministro delle politiche agricole. E poi ci vogliamo spostare sulla vicenda Fondovalle, la galleria, il passaggio del testimone a Gamberale, primo sopralluogo di Marsiglio, presidente della regione Abruzzo, nel mega cantiere la eredito dall'ex giunta, ma a me tocca vigilare fino alla fine. Parte anche la realizzazione della galleria di 2,5 km dell'opera pubblica da 190 milioni di euro. Il governatore dice sono qui anche per ascoltare i sindaci. E qui vediamo
in alto Marco Marsiglio nella base logistica del cantiere. Ci vogliamo spostare adesso alla vicenda Mercatone 1, dove si riaccende la speranza, il Tribunale fa la prima mossa che dà il via libera alla cassa integrazione e Intesa congela le rate dei mutui dei dipendenti. Mercatone Unico, uno storico marchio, travolto la settimana scorsa da un crack. E, caro pedaggi, si parla anche della vicenda del caro pedaggi, ecco le richieste dei sindaci dell'A24 e A25, i primi cittadini d'Abruzzo e Lazio propongono a Toninelli, ministro dei trasporti e delle infrastrutture, un nuovo rinvio sugli aumenti. Ci spostiamo anche adesso a Pescara, allarme sicurezza in centro, spacca la vetrina del ristorante, manda in ospedale un poliziotto, un giovane spacciatore dà in escandescenza dopo essere stato cacciato dal locale di Corso Vittorio, poi scatena una rissa e gli agenti lo bloccano e gli trovano la droga negli slip, arrestato, è già libero. Qui vediamo nella foto l'intervento della polizia in Corso Vittorio di giovedì sera. E sempre a Pescara va in giro con un coltello bloccato 65enne, l'uomo rintracciato in via Passo Lanciano, deve scontare una pena di 5 anni per tentato omicidio. E andando avanti ci spostiamo a un'altra triste vicenda. La ragazza che nel 2017 è morta, agosto 2017 è morta nel tunnel della stazione di Pescara, cade l'accusa di omicidio e la sorella di Anna dice l'hanno uccisa un'altra volta, vogliamo giustizia, contestata l'omissione di soccorso ai due imputati per il caso della donna, ma la famiglia si ribella, le hanno fatto bere alcol, hanno abusato di lei e l'hanno lasciata morire. Vogliamo vedere un servizio, prego. Solo stamattina abbiamo appreso dalla stampa che l'imputazione di omicidio è caduta, non ne siamo certi perché è stato solo appreso dalla stampa. Io voglio giustizia. Chi deve pagare paga perché è omicidio, loro hanno visto e non hanno fatto niente, mia sorella non c'è più e non tornerà più. Noi chiediamo anche l'estradizione di questi due personaggi perché loro debbano scontare la pena, non che solo noi dobbiamo vivere il nostro ergastolo, perché se la pena nostra non ha mai fine anche la loro non deve avere mai fine. Io voglio che sia fatta vera giustizia perché loro l'hanno portata alla morte, non l'hanno soccorsa. Avvocato, le novità apprese nelle ultime ore potrebbero cambiare il capo di imputazione per questi due giovani romeni, una notizia che era del tutto inaspettata. Assolutamente, ci lascia sgomenti, butta ancora nella disperazione la famiglia, sapere che insomma, in due anni si è proceduto per un'ipotesi di reato di omicidio e a distanza di poche ore sappiamo, chiaramente notizie da verificare, che è caduto meno l'ossatura più importante del capo di imputazione, cioè l'ipotesi dell'omicidio volontario. Però nelle ultime ore c'era stata anche un'importante presa di posizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri su questa vicenda. Sì, infatti in questa altalena di emozioni la famiglia era rincuorata dalla notizia che la Presidenza del Consiglio dei Ministri si era interessato, anche grazie all'onorevole Rizzetto che aveva depositato un'interpellanza parlamentare, dal sottoscritto che si era attivato con i vertici ministeriali. Voi vi sentite un po' abbandonati come familiari delle vittime, si parla tanto di garante dei detenuti, però anche voi chiedereste un garante o comunque qualcuno che sia dalla parte delle vittime e dei familiari delle vittime. Certo, giorni fa ho letto proprio una notizia di un politico radicale che sta facendo lo sciopero della fame perché vuole il garante per i detenuti. Noi siamo abbandonati da tutti? Noi abbiamo perso una sorella, una figlia. Il nostro dolore? Poi che fa lui? Li reintegra e se li porta a casa? Quindi faremo pure noi lo sciopero della fame.
tutto qui. Queste notizie sono sconvolgenti. Ci vogliamo spostare adesso al comune di Pescara, dove salta il vertice per la nuova giunta, a UDC le liste civiche, nessun invito, un pasticcio nelle convocazioni, manda in fumo la prima riunione del centrodestra sugli assessorati. L'incontro rinviato a lunedì pomeriggio alle 11.30 ci sarà la proclamazione del neosindaco Masci. Da Pescara vediamo un'altra vicenda, centri di accoglienza, assistenza ai migranti, lavoratori non pagati, intervenga la prefettura, protesta dei 10 ex dipendenti della struttura chiusa a novembre, mai ricevuto buste paga, i contratti trasformati di colpo in part-time. Altra vicenda, ci spostiamo all'alberghiero. Che l'alberghiero di Pescara che intitola un laboratorio al suo gigante buono, commossa cerimonia ieri per ricordare Marco Di Nino, il cuoco morto a 23 anni. I genitori donano alla scuola un defibrillatore. Vediamo qui nella foto lo studente scomparso all'età di 23 anni. E Montesilvano ha proclamazione degli eletti nel nuovo Consiglio Comunale. Ottavio De Martinis, torta e commozione per il primo giorno da sindaco. La sua promessa subito al lavoro per dare decoro al lungomare e allestire un cartellone estivo di livello. Novità dai riconteggi dei voti, Lorenzo Silli sorpassa Alice Amicone ed entra in consiglio al suo posto. Vogliamo vedere il servizio preparato per noi. Prego. Si terrà il prossimo 19 giugno il primo Consiglio Comunale di Montesilvano, nel quale sarà eletto il presidente dell'Assise Civica, ruolo che i rumors di Palazzo di Città vorrebbero affidato ad Ernesto De Vincentis. Questa mattina intanto il giudice del Tribunale di Pescara, Carlo Bortone, ha proclamato gli eletti e ufficializzato l'elezione a sindaco di Ottavio De Martinis. Alla cerimonia grande assente l'ex sindaco Francesco Maragno, che da molti veniva dato in corsa proprio per la carica di presidente del Consiglio Comunale, ma le cui quotazioni sembrano in calo. Il nuovo Consiglio Comunale di Montesilvano comunque sarà composto da 8 consiglieri della Lega, da 4 della lista Montesilvano in Comune, da 3 consiglieri di Forza Italia e da 2 di Fratelli d'Italia per quanto riguarda la maggioranza. All'opposizione i 3 consiglieri del Movimento 5 Stelle capeggiati dal candidato sindaco Panichella e i 3 consiglieri del PD a cui si aggiunge l'altro candidato sindaco Enzo Fidanza. Per la formazione della giunta bisognerà comunque aspettare la prossima settimana, tutto sub iudice rispetto al tavolo politico con i partiti, anche se il sindaco dice di avere già le idee chiare. Grande spazio dovrebbe essere dato alle donne, le papabili sono Comardi, Ballarini e Di Giovanni. Possibile anche il ritorno in giunta di Cozzi e dell'assessore uscente Cilli. Non dovrebbero esserci assessorati esterni. E per quello che riguarda la composizione della giunta, ma anche della figura del Presidente del Consiglio, io in realtà ho un quadro già ben definito. Ovviamente questo quadro andrà riportato a brevissimo sul tavolo politico e mi auguro che tutti insieme si possa divenire nel più breve tempo possibile una decisione che ci consenta già dall'inizio della settimana prossima di lavorare appunto in considerazione del fatto che la stagione estiva è alle porte e abbiamo estrema necessità di approvare delle delibere volte a regalare al nostro territorio quello che merita da questo punto di vista. Ci vogliamo spostare al comune di Città Sant'Angelo, dove anche qui si è insediato la nuova giunta, all'opposizione, all'attacco invece delle deleghe e invece il sindaco Matteo Perazzetti, vediamo che ha nominato la nuova giunta e si sono messi subito a lavorare per il bene del paese. Vediamo adesso la Francavilla, le case comunali, dove si parla, parlano gli inquilini esasperati dai disservizi, contrada Caprini, strada non asfaltata, erbacce, infiltrazioni e lampioni spenti. A poco più di 2 anni dalla consegna protestano le 12 famiglie assegnatarie. Qui le vediamo nella foto alcuni degli inquilini che si sono fatti portavoce della protesta contro il comune.
False fatture, società fantasma, azienda edile evade 3 milioni di euro, sequestro preventivo della Guardia di Finanza nei confronti del gestore del legale rappresentante. In tutto sono 9 le realtà aziendali sotto accusa e 5 le persone coinvolte nelle indagini. Accertate operazioni inesistenti per 6 milioni di euro, in alcuni casi anche i cantieri erano fittizi. Anche qui vogliamo vedere un servizio preparato per noi. Emettevano fatture per operazioni inesistenti finalizzate ad una indebita compensazione dell'IVA, ma sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza della Tenenza di Popoli, che ha dato così esecuzione ad un'ordinanza di sequestro preventivo per equivalente per oltre 3 milioni di euro. A farne le spese è stata una società operante nel settore delle costruzioni edili con sede nella provincia di Pescara ed operante in ambito nazionale. Complessivamente sono 5 le persone a vario titolo coinvolte nella vicenda, quali responsabili delle 9 realtà aziendali oggetto di indagine e per le quali l'autorità giudiziaria ha ravvisato la sussistenza di gravi indizi. La misura restrittiva è stata emessa a completamento delle indagini della Procura di Pescara, per le quali era stata già disposta la nomina di un amministratore giudiziario per gestire una parte delle quote societarie oggetto del sequestro cautelativo. Sono state 8 le ulteriori società individuate in ambito nazionale che, a fronte di sedi legali di fatto irreperibili e di documentazione inesistente, hanno nel tempo generato ingenti costi apparentemente giustificati dalla realizzazione di cantieri stradali che in taluni casi sono risultati essere anch'essi totalmente inesistenti. Ad oggi sono state accertate compensazioni di crediti IVA inesistenti per oltre 800.000 euro ed emissioni ed utilizzo di fatture per operazioni inesistente per oltre 6 milioni di euro. Spostiamo al comune di Penne, nell'articolo qui del centro pagina, dove si riporta: picchia padre e fratello arrestato, da anni andavano avanti i soprusi del 49enne, bloccato dai carabinieri, stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri e l'arresto è avvenuto giovedì sera, quando l'uomo molto probabilmente, dopo aver abusato di sostanza alcolica, ha prima colpito con un pugno il padre di 75 anni e poi si è scagliato contro il fratello, sferrandogli un pugno al volto e tentando subito dopo di colpirlo ancora con un vaso. E da Penne ci spostiamo a Chieti. Abbiamo un articolo che abbiamo trovato anche in prima pagina: inaugurazione al Politecnico, ospedale, apre il nuovo reparto di psichiatria, 5 posti letto più attivi, ma diventeranno 15 con la seconda fase dei lavori. Il direttore riporta qui l'articolo del giornale: una speranza in più per i malati. L'assessore Verì, assessore alla sanità della Regione Abruzzo, siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, riporta qua il giornale. Nelle foto vediamo il taglio del nastro e anche il pubblico che ieri ha partecipato all'inaugurazione del reparto, le corsie del reparto e poi nella foto le nuove stanze. Maggioranza invece in crisi a Chieti, lite in comune, ultimatum di Forza Italia, via l'assessore Di Biase. I 5 consiglieri contro il sindaco Di Primo, se non cambia la giunta non votiamo il bilancio. Ci sono 2 giorni per trattare, senza una risposta potrebbe slittare il consiglio comunale di lunedì. E poi la Camera di Commercio, qui vediamo l'imprenditore Gennaro Strever, dove riporta: sono pronto per questa nuova sfida. Designato come presidente di Confindustria di Pescara Chieti, il 25 giugno il voto decisivo, un incarico che non mi spaventa, accetto volentieri, ora aspetto le elezioni. E poi nel centro pagina, sempre a Chieti, nella zona di Casalincontrada, un 57enne compra a credito 150 euro di sigarette e travolge il negoziante, investe perché non voleva pagare le sigarette che aveva acquistato. A Teramo invece la zona franca urbana post sisma, aiuti per 142 milioni di euro a imprese e lavoratori autonomi.
Il Ministero dello Sviluppo Economico fa partire un nuovo bando per le agevolazioni fiscali e contributive. E nel centro pagina sistema Gran Sasso, sì del Senato al commissario per i finanziamenti, ma gli ambientalisti contestano provvedimento insufficiente. E su una vicenda, ucciso un poliziotto a Roma, arrestato per stalking a Teramo nel giugno 96, ucciso un poliziotto Carlo Tufilli dopo aver tentato una rapina sul treno. Per quell'omicidio è stato condannato a 25 anni da scontare e poi, dopo che gli sono state concesse le misure alternative, adesso è stato arrestato per stalking a Teramo. Ci spostiamo a Giulianova, ecco il confronto tra gli sfidanti, domani il voto, 10 domande ai candidati sul governo della città e su cosa li differenzia. Qui vediamo a sinistra Costantini, Tribuiani, e le 10 domande che gli sono state fatte. Costantini dice: mi hanno scelto i giuliesi, non i partiti politici, e invece Tribuiani: non ho fatto accozzaglie mascherate da civismo. Vogliamo adesso cambiare pagina, andiamo alla zona di Pineto, tubi sulla spiaggia, ma il rifacimento tarda, proteste dei balneatori perché non sono ancora iniziate le operazioni, si attende l'arrivo della nave che dovrà dragare 13.000 metri cubi di sabbia. E poi ci spostiamo al Parco Marino della Torre del Cerrano, servizi turistici affidati a un gruppo di imprese si occuperanno della Torre del Museo del Mare insieme alle guide del Cerrano e al PROS. E poi, andando avanti, ci spostiamo all'Aquila, residenti costretti a pagare doppie tasse, la denuncia di chi è costretto a restare fuori casa perché in quelle riparate o riedificate non ci sono acqua, luce e gas. Questi sono i problemi all'Aquila del post terremoto. Ad Avezzano, qui vediamo il Gabriele De Angelis, il sindaco del comune di Avezzano, vicino alla fine saltano i tentativi di pace con Fratelli d'Italia e UDC alla vigilia del Consiglio Comunale. Senza l'approvazione del consultivo ci sarà lo scioglimento anticipato. In arrivo un commissario prefettizio prima delle nuove elezioni fissate per la prossima primavera. Questo è quello che ha detto il sindaco De Angelis di Avezzano. Andiamo avanti, vogliamo adesso spostarci al Messaggero della regione Abruzzo. A Teramo, pressing stoppare la fusione, il presidente Lanciotti scrive una lettera all'aquilano Santilli, l'ente unico è già stato sancito, mediazione difficile della regione. Qui vediamo Giordano Lanciotti, presidente della Camera di Commercio di Teramo. E poi la regione Abruzzo sta anche esaminando la grande vertenza svolta positiva sul soltanto per il mercatone, per i dipendenti della catena del mega market, si va verso la cassa integrazione. L'economista Pino Mauro, l'Abruzzo molto sensibile agli orientamenti nazionali. Di questo se ne sta parlando molto in questi giorni della vicenda del mercatone 1. E Pescara, nuovo porto, un sì con tante condizioni. Il comitato via regionale ha approvato il progetto di deviazione del canale, ma impone 19 prescrizioni per la tutela ambientale. Questa è anche la soddisfazione di Lorenzo Sospiri, dice: abbiamo rimediato a un pasticcio ereditato dalla giunta D'Alfonso.
Donna contesa, maxi rissa al quartiere Rancitelli a Pescara, notte d'inferno al Ferro di Cavallo per il violento scontro fisico tra Valentino Spinelli e un vicino kosovaro della famiglia Ayara. In ospedale il rom di 28 anni, domiciliari per pestaggio di un poliziotto e lo straniero ferito alla mano da una lama. Qui vediamo l'intervento della polizia che c'è stato ieri. Andiamo avanti, si parla di Rico Piano, i misteri del depistaggio, i parenti delle vittime. Ora è necessario, dicono, unificare i due processi per qualificare i reati. E dopo la richiesta di rinvio a giudizio dell'ex prefetto e dei sei funzionari, nuovo affondo del comitato delle vittime di Rico Piano. Qui nella foto vediamo il nuovo sindaco di Montesilvano durante la proclamazione e anche con i consiglieri di maggioranza. Vediamo De Martinis che indossa la fascia tricolore e viene proclamato ufficialmente nuovo sindaco. Oltre alla giunta, il primo scoglio, dice il sindaco, sarà la scelta del presidente dell'aula. Salgono a 4 i pretendenti. Nel taglio basso le false fatture, scatta il maxi sequestro, la vicenda di una ditta di Popoli che mettevano fatture per le operazioni inesistenti. Spostiamo all'Aquila, Accord, chiuse le indagini, sparite le raccomandazioni, la procura termina la fase preliminare, stracciato l'aspetto legato alla politica, resta ferma la contestazione formulata sull'acquisizione dei finanziamenti pubblici. Da questa vicenda ci spostiamo ad Avezzano, il palazzo di città si rifà il look. Mentre dentro le stanze si discute della nuova crisi politica, a parte il restauro del municipio, l'autentico monumento di bellezza stile Liberty meritava un po' più di attenzione, però presto tornerà il suo antico splendore. Qui vediamo l'area del cantiere del municipio che stanno rifacendo la manutenzione. Psichiatria diventa un reparto, inaugurati i primi posti letto, si parte dall'attuale dotazione minima di 5 unità per arrivare in futuro a 15. La struttura è dotata dei più attuali dispositivi diagnostici, cure di livello. Qui vediamo il reparto inaugurato ieri all'ospedale di Chieti. La scuola non ha i soldi ma non può spenderli, il caso dell'Istituto di Civico di Musica, bloccati 45.000 euro a Lanciano perché la contabilità introdotta dal MIUR è solo telematica. Questa è la protesta che c'è stata, anche una mobilitazione da parte dei docenti che sono senza stipendio da febbraio. A Teramo, sociale, appalti, assunzioni, il sindaco fase del rilancio. Il sindaco D'Alberto presenta il piano, previsti 1.300.000 euro per le manutenzioni, difficoltà invece nel riscuotere 12 milioni di tari, scuole, ritardi nell'adeguamento antisismico. Qui vediamo nella foto il sindaco D'Alberto mentre parla al Consiglio Comunale. Vogliamo, prima di passare alle pagine sportive, passare al quotidiano La Città, approvato il bilancio per il Parco Nazionale. La comunità aquilana si dice soddisfatta per l'apertura dei nuovi lavori ai confini dell'area protetta e la vicenda strada dei parchi autostrade, previsto qualche disagio nel pescarese, lavori di manutenzione stradale a Pescara Sud e raccordo tra A14 dell'autostrada per l'Italia e A25 per ragioni di lavori di manutenzione. E poi, andando avanti, ucciso un poliziotto, torna in carcere per stalking, è rintracciato a Teramo per aver perseguitato la moglie. Nel 96 sparò ad un ispettore su un treno a Roma. Questa è la vicenda di quello che è accaduto questi giorni su un teramano.
il bilancio del rilancio, il bilancio della verità. Questo è quello che dice il documento contabile approvato con l'ennesimo pasticcio della maggioranza in apertura dei lavori a Teramo. E poi nella provincia si parla di Zennaro, 142 milioni di euro per la ZES, il deputato del Movimento 5 Stelle illustra il provvedimento varato dal MISE del vicepresidente Di Maio per cratere e comuni. Qui vediamo la foto del deputato del Movimento 5 Stelle. E ci spostiamo anche al comune di Tortoreto, retata tra gli chalet abusivi tortoretani, la guardia costiera sequestra 800 metri quadrati di spiaggia occupata abusivamente. Gli abusi riguardano ampliamento degli chalet, pavimentazione della spiaggia, aree recintate per magazzini e gazebo fissi. E poi la vicenda di Alba Adriatica, previste sanzioni di 25 euro anche nelle aree attrezzate all'aperto degli chalet. Dal 1 luglio scatta il divieto di fumo in spiaggia. E vogliamo andare avanti passando alle pagine sportive. Questa sera vogliamo ricordare che gioca l'Italia contro la Grecia per la qualificazione agli europei. Francia 2020, poi si parla della nazionale di calcio femminile, che ci sono gli europei in Francia, e poi si parla della Serie B, il mercato del Pescara. Vogliamo a riguardo ascoltare e vedere l'intervista del direttore sportivo Repetto. Giorgio Repetto, abbiamo ascoltato in conferenza stampa, il Presidente ha fissato anche il ruolo nell'organigramma direttore sportivo. Sì, vabbè, ma non è importante la qualifica, perché si è deciso di fare un lavoro, un percorso insieme con Antonio Bocchetti, che è un ragazzo giovane che si appresta, ha già fatto veramente direttore sportivo sia a Fano che a Pagani, ma a questi livelli ci si affaccia ora, quindi credo che sia importante che lui prenda il possesso piano piano, partendo dallo scouting, però si sta interessando anche del mercato, ha conoscenze tra i procuratori, tra i direttori sportivi e tra i giocatori stessi, perché sono molti. Con qualcuno dei giocatori che stanno in giro, lui addirittura ha fatto in tempo a giocare, perché ha 38-39 anni, per cui credo che non è che devo far da baglia, ma stiamo preparando una persona che nei prossimi anni deve diventare importante per il Pescara. Quindi, poi è chiaro che lavoriamo tutti insieme e, come dice la Presidente, i giocatori cerchiamo di trovarli. Come sempre successo, i contratti poi li fa lui. Ha detto Sebastiani, io e Giorgio ci siamo guardati 30 secondi e avevamo già deciso che era Zauri prossimo allenatore. Sì, ma voglio dire, l'ho detto prima, se cerchi un profilo giovane e devi andare a prendere, conoscendolo magari come allenatore, ma no, perché magari ha fatto un campionato di C o qualcosa di giovanile, non sappiamo che tipo di persona è. Ne abbiamo uno in casa che con lui ha lavorato benissimo e come persona si è sempre comportato bene, era abbastanza semplice e facile andare su di lui come scelta. Provo a fare qualche nome: Riccardo Sottil, cercherete di un rinnovo del prestito, e poi Moncini, che era stato cercato già dal presidente Sebastiani a gennaio, c'è la possibilità di poter riallacciare il discorso? Io credo che per Sottil sicuramente ci proveremo, ma in questo momento non sapresti neanche con chi parlare alla Fiorentina, perché non si sa chi è che farà la direzione sportiva. E certamente il ragazzo ha già detto a noi che verrebbe volentieri, a me me l'ha proprio, mentre l'abbracciavo l'ultimo giorno, mi ha detto: direttore, io spero tanto di tornare qui e noi saremo felici di averlo. E per quanto riguarda Moncini, Presidente l'aveva trovata a gennaio, col modulo di allora, ragazzo, non sarei sentita di venire, però onestamente oggi, dopo 15 gol di B, io penso che potremmo essere un po' in fondo alla coda che lo va a chiedere, insomma, quindi non so neanche se la SPAL magari ha intenzione di tenerlo come terza quarta punta, perché hanno dei giocatori abbastanza avanti con gli anni e hanno Antenucci che ha 33-34 anni, che ha un po' di richieste, quindi potrebbe anche rimanere in rosa da loro. Dalla Serie B ci spostiamo alla Serie C, al Teramo Calcio.
dove si è conclusa la vicenda, fumata bianca per la cessione societaria. Il Bonolis passa a Iachini, Teramo ha il nuovo patron, trovata l'intesa tra l'ingegnere Cantagalli per la gestione dello stadio. Nelle prossime ore ci saranno le firme dal notaio ed entro il 24 giugno bisognerà iscrivere la squadra al campionato. Qui vediamo dove si è conclusa la vicenda dell'acquisto del Pescara da parte dell'ingegnere Iachini di Teramo. E vogliamo anche qui si parla del Teramo, calcio, Iachini è il nuovo presidente, fumata bianca con l'annuncio del sindaco, le parti hanno raggiunto l'accordo, l'imprenditore ho preso, dice, una bella patata bollente, scelta che cambia la sua vita. Stesso articolo riporta anche il quotidiano La Città, fumata bianca Iachini prende il Teramo, accordo alle ore 21, la gestione dello stadio Bonolis passa all'imprenditore insieme all'acquisto dell'intera squadra. Dice l'articolo, inizia una nuova era, si chiude dopo 11 anni l'avventura Campitelli, anche se per poco tempo, l'unico a centrare la Serie B è stato lui. L'ok c'è stato a cena, siglato l'accordo anche per la gestione dello stadio Bonolis, sorrisi e strette di mano all'uscita dei protagonisti. Con quest'ultimo articolo io vi ringrazio per averci seguito nella nostra rassegna stampa di Mattino 6, che riprenderà sempre il lunedì mattina alle ore 8. Vi ricordo la programmazione dei nostri telegiornali di TV6, che ci sarà oggi alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23. Vi ringrazio per la vostra attenzione che ci avete mostrato e vi auguro buona giornata a tutti quanti.